Fate una domanda a Giulia. Questo è il tuo libro. Paragrafo il materiale disagio. Il materiale disagio. Chiasso tra velocità dell'innovazione tecnologica e velocità delle istituzioni. Ora uno guarda quella roba lì e gli sembra di capire un po' di più del perché le nostre banche fanno fatica a tenere il passo, del perché le nostre PMI faticano a tenere il passo, del perché la polizia fa fatica a tenere il passo. Quindi dice, beh, ho letto questa roba qui e so salvo che tu scrivi anche che questa piano di velocità cresce, quindi dal punto di vista pubblico esiste pubblico istituzionale, delle istituzioni giornalistiche, esiste una difficoltà di intervenire rispetto a questa cosa qui. Come la pensiamo? Ci vogliono più informatici in Parlamento. No, comunque quello lì è uno dei capitoli che ho messo più tempo a scrivere. Proprio ogni parola mi ha una spaventa di sangue. È un capitolo che sono molto affezionato, perché così, no, lo dicevo come battuta, ma bisogna, bisogna anche la casa. Argomento la domanda, io mi occupo di turismo, di lavoro, nel turismo adesso sei insediato. Tipo nel turismo adesso si è insediata Eni, ci sono persone competenti dentro eccetera, e loro si chiedono come metodo di lavoro, che facciamo? Lavoriamo cercando di diciamo così, tenere il ritmo degli ultimi per includere tutti, oppure in modo leninista lavoriamo con i primi sperando che poi gli altri ci possano venire dietro? È una domanda sul metodo anche questa. Bisogna fare tutte e due le cose, bisogna lavorare con i primi, per non perdere il tram, e bisogna lavorare sugli ultimi, stare culturali. Il Parlamento, già il fatto che ci sia un interlocutore in innovazione con 95 parlamentari è un fatto abbastanza unico, però è segno anche di un momento di maturità. Cioè, occorre qualcuno che lo fa nascere, il gruppo, però poi bisogna anche che ci sia chi partecipa. Perché prima negli anni scorsi c'era Antonio Palmieri piuttosto che Fiorello Corriana ed era veramente delle mosche bianche, adesso le mosche cominciano a esserci, andando avanti ce ne saranno sempre di più. I colleghi del Movimento 5 Stelle tendono ad essere, vedete, non mi è venuto bene il capitolo sui migranti nativi digitali stamattina, perché mi manca la conclusione, ed è che il nativo digitale è quello inesperto, in realtà, perché quando sono nate le automobili, se io chiedo alle persone più anziane tra noi, o a me, come si fa a intervenire su dei cantieri, come è fatto un motore, meno male qualcosa sapevamo metterci le mani, no? Una calza per la ciglia della distribuzione che si rompe. Adesso se la macchina si rompe, ma chi sa fare qualcosa? Tutti usiamo, quando la tecnologia è matura, noi inattiviamo quella tecnologia. E sono i pionieri, sono i primi che sapevano, i primi automobilisti, la costruivano l'automobile. I nativi digitali sono, ecco, sono meno, capiscono, sanno meno del dettaglio. Non gli è richiesto. I miei colleghi del Movimento 5 Stelle tendono ad essere portatori di questo disagio e di questa cosa, ma non conoscere il meccanismo interno per andare a dire sì, sembra che sia più che giusto. Grazie. Ciao. No, quindi bisogna che ci siano più informatici, più persone che capiscono il dettaglio, bisogna che questo tipo di cultura sia più pervasiva in tutti i ministeri. È per quello che dico che ci vuole una persona che abbia quella missione e che parli allo stesso livello dei ministri. Lo dico dopo essere entrato nel gruppo ministro da solo, quindi senza alcuna verità, ok, no, non è una cosa, ma certo è stato il momento che ti sei come ministro che aveva un video di garanzia, è automatissimo,
questo bisogno, bisogna che ci sia più consapevolezza tecnologica all'interno del mercato, ma sta crescendo, non crediate che non stia crescendo, sta crescendo. Alla fine sì, è una maturazione che deve arrivare. Quali sono le leggi o i disegni di legge in cui ha partecipato, che sono su un buon binario? Che sono? Su buon binario. Ah, no, allora. Io ho adotto un metodo abbastanza, visto che non sarò rieletto per il semplice fatto che non sarò ricandidato, non interessandomi di essere rieletto, andatevi a leggere una roba che trovate con scritto cronaca di parlamentare digitale, storia di un parlamentare digitale, una roba di quello, che vi racconta un po' della vita parlamentare. Il numero di leggi in Parlamento che vengono approvate viaggia intorno al 2%, no, al 3% ma lo fa comunque pochissimo. Uno deve cercare di mettere, per riuscire ad ottenere, a portare a casa dei risultati, deve cercare di riuscire ad infilare eticamente degli emendamenti all'interno di un veicolo attinente. Io faccio una legge sulla regolamentazione delle finestre, quando c'è uno che parla di case cerco di infilare dentro quella roba. Quindi leggi in sé. Una che ho fatto riguarda la promozione del medico, la promozione tutela del medico in Italia, e questa è stata approvata, Camera e Senato, quindi è legge dello Stato. Un'altra è la sulla promozione della concorrenza online, ed è stata approvata alla Camera usando il meccanismo della sede legislativa delle commissioni, che è stato un errore di un'esperienza mia. E poi ci sono un po' di emendamenti in giro, direi. Poi vabbè, c'è una proposta di legge per la sharing economy, e anche questa è stata incardinata, diciamo, secondo un buon iter. Direi che due approvate alla Camera sono queste, una anche al Senato e l'altra no. E poi ci sono un po' di emendamenti. Emendamenti dove spesso e volentieri non, io magari sono secondo o terzo firmatario, perché conviene che ci sia qualcun altro che invece a mio avere candidatura che ci porti. C'è un emendamento invece che è la mia prima firma, che è quello di riforma dell'articolo 117 comma R della Costituzione, adesso non è noto, ma io ho firmato per richiedere il voto su parti separate della riforma costituzionale, non perché abbia delle particolari aree di sapore o che, ma penso che qualcuno le possa avere, e quindi se qualcuno le può avere delle aree di sapore di una certa parte, magari voterebbe a favore, se non sembrava più giusto. E dentro c'è appunto l'articolo 117 comma R della Costituzione. L'articolo 117 comma R dice che competenza esclusiva dello Stato il coordinamento informatico e statistico dei dati della pubblica amministrazione. Mentre in altri termini lo Stato può decidere, può coordinare che dati tiene lui, che dati tiene lei, ma non come deve dover scambiare. E questo fa sì che noi abbiamo vecchi fascicoli sanitari diversi, per dirne una, la dipendenza regionale con duplicazione di investimenti eccetera, ma soprattutto con servizi che non funzionano. Io ho fatto un emendamento che dice che oltre al coordinamento informatico anche l'architettura dei processi, dei protocolli, in modo tale da poter coordinare anche l'interoperabilità tra le regioni. Questa è una roba che è fondamentale per qualunque tipo di sviluppo, tant'è che è entrata in aula con parere contrario del governo, del relatore di maggioranza e del relatore di minoranza, ed è uscita approvata all'unanimità. Ed è la prima volta che un emendamento costituzionale è stato approvato all'unanimità. Poi cose.